Come e quante energie ha recuperato la Reggiana alla vigilia del derby? Ma non lo so, però mi auguro tante e devono essere tante, perché la partita è importante, è molto, quindi credo che abbiamo ancora un giorno di recupero pieno, secondo me avremo le giuste forze, avremo una rosa comunque adatta eventualmente a cambiare anche a partita in corso, se qualche ragazzo dovesse avere delle difficoltà. Domanda un po' strana, ma come si prepara e come si vince un derby? Ah, bella domanda. E Soprattutto in 3 giorni. purtroppo, purtroppo la preparazione vera della partita non può essere stata fatta, se non in pochissime cose. Già conteranno molto le emozioni, lo stato emotivo anche della squadra, dei ragazzi, e la voglia di affrontare una partita davanti al tuo pubblico e davanti a una squadra forte. Quindi anche un po' di voglia di sovrastare l'avversario, insomma, ecco, anche su questo punto di vista. Discorsi pre-partita, non ne prepara. Ma di solito non ne preparo di particolari, credo che ci sia pochissimo da dire, toccare le corde giuste se eventualmente, oppure non dire nulla, che a volte a parlare si dicono solamente cose sbagliate. Quindi vedrò domani, anche in base al mio stato emotivo, perché oltre a quello dei calciatori c'è anche quello dello staff, anche quello dell'allenatore, che è anche da considerare, anche per me è una partita molto, molto importante, la vivrò con felicità, ma allo stesso momento anche con grande senso della responsabilità. Ultima nota, il pubblico ovviamente, 10.000 spettatori, quanto incideranno, se incideranno, sui giocatori e sullo staff tecnico a Ah, questo no, punto? incideranno sicuramente come hanno inciso la partita di andata. Comunque avevamo praticamente, a parte i nostri tifosi, uno stadio contro, ma i nostri tifosi si sono fatti sentire. Però devono essere a nostra, non dico a nostra disposizione, però saranno sicuramente un grande incentivo, un grande aiuto per provare a far nostra la partita.